Perde il sorriso la femminile Rimini Calcio contro lo Smile e forse quel coraggio necessario mancato nella giornata in cui le ragazze di Zeno Lisi indossavano nastri rossi al braccio per dire basta alla violenza sulle donne. Numerose le assenze tra le biancorosse, dove si registra l'arretramento di Chiara Protti sulla linea difensiva e l'esordio dal primo minuto di Cristina Melchionna sull'out di destra e il debutto inoltre in stagione nel corso della ripresa di Claudia Lisi. Lo Smile, venuto a Rimini a rappresentare nel migliore dei modi il sorriso evidenziato nel nome del club, fa la voce grossa fin da subito quando dalla distanza Burgio tenta la via del gol. Billucci viene chiamata al primo intervento del match poco dopo, quando blocca a terra una punizione di Vecchi. La stessa numero 10 modenese, tra l'altro tra le migliori in campo, reca più di un brivido quando stampa sul palo il pallone del possibile vantaggio. E mentre il Rimini cerca di prendere le misure all'avversario, esce per infortunio Gretkan per fare posto a Di Palmo. In quel preciso momento Zeno Lisi metabolizzerà quanto segue. Eravamo in difficoltà, lo sapevamo, incontravamo una squadra organizzata, una squadra brava che sa giocare a calcio e quindi sapevamo che era una partita difficile e che poteva starci anche una sconfitta. Dalle parole ai fatti, quando al 35esimo Rambaldi dal fondo scodella la sfera per Lanzi, che è lesta nell'anticipo in uscita su Villucci e a trovare il meritato vantaggio. Nella ripresa ti aspetti la reazione dei Rimini, invece lo Smile non cede il passo, anzi lo allunga quando Rambaldi sfonda al centro un pallone che Siesto spedisce nella propria porta nel tentativo di sbrogliare una situazione complicata. Lisi a quel punto corre ai ripari, debutta Claudio Lisi ma apre quella finestra chiamata mercato. E chiaramente ci guarderemo intorno, perché per noi la finestra di dicembre del mercato è un'occasione importante, perché abbiamo bisogno di puntellare alcune posizioni in campo e quindi chiaramente ci saranno i primi giorni di dicembre, secondo me sono molto importanti, quindi lavoreremo molto per questo, ci sarà Loretta Marini che ha questo compito e che sicuramente lavorerà per vedere di portare qualche altra ragazza alla Rimini Calcio. Ma ci mancano 3-4 ragazze, più o meno nei vari ruoli, quello del centrocampo sicuramente quello più importante, però chiaramente ci manca sia sul difensore, centrocampista, una punta. Poi chiaramente poi i ruoli si trovano, si adattano, però queste sono le cose che ci mancano. È una rosa da completare, lo sapevamo già all'inizio della stagione, però devo dire che comunque con le ragazze che ci sono stiamo facendo un buon lavoro e sono bravi, siamo contenti di questo. Chiaramente si cerca sempre di migliorare. E di acquisti, causa infortuni, il Rimini ne ha certamente bisogno quando ancora una volta gli ospiti evidenziano la propria superiorità con Villucci chiamata ad eseguire un intervento alla tagliatela sul tiro di Rambaudi. L'estremo di casa sarà ancora protagonista nel finale quando Vecchi, da calcio piazzato, centra la traversa e successivamente il portiere, per evitare pericoli maggiori, esegue un colpo da karate depositando il pallone in calcio d'angolo. In una giornata poco bianca e poco rossa sosteniamo anche noi il messaggio esposto dalle ragazze di Lisi: no alla violenza sulle donne.